Ciao ragazzi, sono Peter e forse sono ancora qualche postumo dell'influenza, quindi la voce è un po', il naso un po' tappato, la voce un po' così, però vabbè. Volevo farvi una recensione quest'oggi, anzi, diciamo, una recensione e un parere, delle considerazioni su un altro manga. Volevo andarvi a recensire Death Sweeper, della J-Pop, di Sho Kitagawa, e darvi qualche considerazione su Tokyo Terra Trema, che ho finito di leggere ieri, il numero 2. Conclusivo in due parti di Yumisuke Kotoyoshi, sempre per la J-Pop. E prima di iniziare la recensione, comunque, volevo salutare Argrey666, con cui stavo parlando fino a pochi minuti fa su MSN. E niente, mi fa sempre piacere parlare con lui perché, comunque, è molto simpatico, è un vero appassionato di manga. Quindi lo saluto. Ciao Argrey. Quindi iniziamo la recensione di Death Sweeper di Sho Kitagawa per la J-Pop al prezzo di 5,90 euro. Allora, che dire, è un seinen. Iniziamo dicendo che è un seinen. È una storia, devo essere sincero, l'ho letta ieri, molto molto interessante, molto molto bella. Come tutti i seinen, come la maggior parte dei seinen, ha una base molto psicologica che non è facile da riferire, da relazionare, ma deve essere, diciamo, letto forse per essere compreso al 100%. Comunque sia, a parte questa base psicologica, la trama è molto essenziale, cioè molto essenziale, non è eccessivamente complicata. Il protagonista si chiama Hiroyuki ed è, trovo un'immagine, è questo tipo qui. Non ho trovato le scan, quindi vi faccio vedere qui. Comunque è un giovane ragazzo, ventenne, che ha sempre vissuto la vita fino a questo momento, sempre in maniera non trascurata, senza preoccuparsi troppo del domani, diciamo, senza avere troppi doveri. Vivendo la vita un po' al giorno, senza sapere quello che avrebbe fatto in futuro. La sua vita viene sconvolta però quando il fratello, di cui mi sfugge il nome, comunque questo ragazzo con gli occhiali, purtroppo si suicida. Lui aveva, diciamo, era stato l'ultima persona ad entrare in contatto con il fratello. Il fratello gli aveva detto a lui che sentiva che prima o poi, cioè di là a poco, sarebbe morto. Purtroppo Hiroyuki, invece di preoccuparsi per il fratello, comprendere che il fratello aveva bisogno di un aiuto, aveva bisogno di una certa vicinanza da parte sua, purtroppo ha continuato ad essere molto egoista e molto per cavoli suoi, possiamo dire. Di conseguenza ha rimosso totalmente questo problema del fratello, non pensando mai che il fratello potesse veramente morire. Fatto sta comunque che il fratello, appunto, è morto. Probabilmente è morto, non si sa bene quali siano le cause, probabilmente è morto di fame, forse proprio perché non mangiava più, era così depresso e trascurato da non mangiare più, di conseguenza è morto. E è stato proprio lo stesso Hiroyuki ha scoperto il cadavere. E questa, diciamo, è una cosa che l'ha sconvolto non poco, giustamente. Tra lui che trova il cadavere, sconvolto. Da qui comincia, diciamo, una sorta di ricerca per lui. Da qui, diciamo, comincia la sua nuova vita. Una vita dove lui inizierà una ricerca per il reale, una ricerca della realtà, di cosa veramente è reale nella vita, di cosa veramente è importante. Questo anche perché, nonostante lui provi questo enorme dolore, lui e sua madre, per la morte del fratello, continua a vedere comunque sia che intorno a lui la gente continua a sorridere, a vivere, a essere comunque felice. Quindi comincerà questa ricerca della realtà. Ecco, è una ricerca molto molto psicologica e molto complessa. Comunque sia, diciamo, troverà la strada per questa ricerca del reale grazie a Reiji Miwa, questo ragazzo che troviamo in copertina, questo ragazzo con i capelli lunghi. Ecco, questo qui, sopra. Che praticamente fa parte di una ditta, un'impresa di pulizie molto particolare, ovvero gli Sweepers, appunto, che si occupano dello smaltimento e della pulizia dei luoghi dove sono stati ritrovati dei cadaveri e dello smaltimento degli oggetti appartenenti al defunto. Quindi Hiroyuki entrerà a far parte di questa impresa, inizialmente con un periodo di prova, che sarà molto difficile per lui proprio perché le scene loro vanno a frequentare, cioè le scene dove lavorano, sono estremamente, a parte hanno un odore sgradevole. E poi sono tutte scene in cui comunque sia i cadaveri sono rimasti per un bel po' di tempo, di conseguenza sono piene di liquidi dovuti alla putrefazione, liquidi comunque sia delle viscere, cioè cose che, ecco, potete immaginare, e hanno un odore sgradevole, quindi per lui non c'è soltanto un impatto comunque sia, ecco, poco piacevole, cioè.
Cioè, sia questo impatto poco piacevole dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista comunque sia di pensare che quei liquidi verdastri e schifosi erano una persona. Quindi, nonostante queste difficoltà iniziali, comunque sia lui riuscirà man mano più o meno ad accettare questo nuovo mestiere. E appunto, grazie, nascerà quindi nascerà una sorta di amicizia con Reiji, che comunque sia, diciamo, gli prevedrà poi ancora di scoprire, ecco, Reiji che comunque lo aiuterà a superare questo suo momento di sbandamento per la morte del fratello e diciamo, lo accetterà di buon grado al suo fianco in questo nuovo lavoro molto particolare. Quindi, velocemente, allora, la storia, come ho detto, è molto molto complessa, quindi magari se sono stato, l'ho recensita male, forse, l'ho raccontata male la storia. Però è davvero molto interessante. Sono solo 5 numeri. Tra l'altro mi piacciono molto le copertine perché ho visto che saranno tutte di colori diversi. Questa per me è rosso, la seconda dovrebbe essere blu, mi pare, sì. Poi la terza verde, gialla e bianca. E l'edizione è molto molto bella con la sovraccopertina. Vedete, sovraccopertina. Prima pagina a colori. Sono solo 4 pagine però. Queste. E che dire, la carta è molto bianca anche se è un po' trasparente. La solita carta J-Pop comunque sia molto buona. Le tavole a me i disegni piacciono molto. Kitagawa si chiama, sì. Ha un tipo di disegno molto molto realistico. Prevalgono molti primi piani. E oltre ad avere questo disegno molto realistico, comunque sia, ha quindi un tratto molto pulito. Ed è molto bravo, secondo me, proprio nella rappresentazione anche delle scene, appunto, le scene, le ambientazioni. Ad esempio, qui abbiamo questo bagno dove è stato ritrovato un vecchio settantenne. Oppure abbiamo diverse, proprio diverse scene di questo tipo. Ecco, per esempio, questa immagine di Reiji molto molto bella. E le tavole sono veramente belle. Ecco, questa è la camera di un otaku, dove appunto è stato un altro otaku. Cioè, le ambientazioni sono veramente cioè, disegnate bene, con grandi particolari. Mi piace molto una delle scene finali, dove abbiamo praticamente i protagonisti dentro una stanza. Aspettiamo che la trovo, ecco. Dopodiché, la scena dopo, praticamente abbiamo la centralizzazione, cioè vengono messi in risalto i protagonisti della scena. Abbiamo questa scena qui, quindi, e nella scena dopo abbiamo solo i protagonisti, vedete? Quindi, veramente un manga che vi consiglio davvero tanto. E per soli 5 numeri, una bella edizione, una bella storia. Compratelo, ragazzi, provatelo. Davvero, davvero bello. Death Sweeper. Per la J-Pop di Shoki Tagawa al prezzo di 5,90€. Molto velocemente volevo darvi le mie considerazioni su Tokyo La Terra Trema, che si è concluso in due numeri, appunto. Il secondo numero 2 è uscito questo mese, questo è il numero 1. Allora, che dire di questa storia? Allora, l'edizione è sempre molto bella per la J-Pop, sicuramente un punto a favore. Sono a copertina e pagine iniziali, a colori. E allora, la carta è sempre la solita, molto bianca, anche se un po' trasparente. E che dire, le tavole di Kotoyoshi a me piacciono molto, i disegni. Ho l'impressione comunque che la protagonista Miyu in questo numero abbia il suo seno sia leggermente più piccolo, mi sembra, ecco, rispetto a, dipende, in qualche scena sembra più piccolo. Comunque sia, il disegno a me personalmente piace. Però la storia non mi ha convinto particolarmente. Cioè, essendo comunque una storia breve, in solito numeri, è una storia comunque sia che anche per la tematica, deve andare molto veloce. E di conseguenza non è che lascia un impatto troppo forte sul lettore, se, per quanto mi riguarda. Per soli due numeri si può fare benissimo lo sforzo di comprarlo e di leggerlo, perché comunque è una bella storia, una bella edizione, sempre ben curata come appunto abbiamo, come sempre, come quando si tratta comunque di J-Pop. Però la storia non è proprio, cioè, a me personalmente non mi ha trasmesso tantissimo. Non lo so, il finale è abbastanza scontato, cioè quello che comunque si poteva immaginare. Non trasmette tanto, ecco, non trasmette tanto. Infatti lo stesso autore, tra l'altro, nella nota a bordo di sulla copertina, ci dice appunto che sarà difficile, perché proprio preannuncia al lettore che il lettore farà fatica ad arrivare a proseguire la lettura del manga, però dato che questo numero conclude la storia, incita appunto il lettore ad arrivare fino in fondo, perché lo sforzo poi alla fine finisce qui. Comunque sia, una storia, come dicevo, per soli due numeri, io vi consiglio di provarla. Ha delle belle tavole, la storia può piacere o non può piacere, secondo me è un po' banale tutto qui.
Comunque vi consiglio anche per il prezzo di 5,90 euro Tokyo Hotel Trema, Yu Mi Sukeko to Yoshi, sempre per la J-Pop. Chiudo quindi questo video, altrimenti troppo tempo, e faccio un saluto veloce a tutti quanti. Ciao ragazzi!